Allora, buongiorno Raniero Testa, il nostro exhibition shooter. Raniero, come stai? Buongiorno, Tutto bene? bene, bene. Allora, Diciamo hai bene. dovuto tenere fermi il tuo Winchester Super X4 e anche la carabina SXR. Adesso dove sei, Sì, però? Mi sì. sembra che tu sia nel tuo camper. Sono nel camper, non so se hai seguito gli ultimi video che ho fatto, insomma, ho deciso di fare la quarantena qui nel camper, come training psicologico. Spostando il camper, ho una casa grande con un giardino, e quindi muovo un po' il camper e diversifico le mie abitudini anche nell'alimentazione, un po' tutto. Come, insomma, immaginare di viaggiare per la Danimarca, la Svezia, Portogallo, Francia. E Certo. sono tutti i viaggi che avrei dovuto fare poi, tra l'altro, in questo periodo. Quante manifestazioni ti sei perso in questo periodo? Che bella domanda. Hai Molte, toccato il tasto, sì, 75 fino a giugno, e poi, ma credo che secondo me 120-130 le perdo tutte. eh? Accidenti. Non so, forse è rimasto qualcosa ad agosto-settembre, ma Certo. forse ad agosto la Svezia, ma credo che sì. Quando conti ragionevolmente di riprendere? Non lo sa nessuno, ovviamente. No, no. Non credo quest'anno, sono sincero, credo di. Anche perché non sparare per 2 o 3 mesi vuol dire perdere qualcosina, normale, Certo. no? Credo che In sia anche. ogni caso, immagino che tu con la testa, col camper un po' ti muovi naturalmente, piccoli movimenti. Ma con la testa immagino che tu non sia stato fermo. Cosa hai pensato di fare? Ma guarda, Quali devo dire record che. nuovi? Sì, sono fortunato perché ho un personal mentalist, ho un team intorno a me, tu sai che Certo. mi aiutano persone davvero molto capaci e quindi mi stanno facendo fare degli esercizi davvero specifici anche per la testa, per non stressare il corpo, la mente, perché davvero è anche logorante stare tutti i giorni in casa. Cioè io, almeno per quanto mi riguarda, sono passato da un eccesso a un altro, perché ero tutti i Certo. giorni a sparare, super allenato, e adesso ritrovarti in casa. Quindi piccoli allenamenti che possono aiutare a cercare di alleviare un po' il dolore. Così, Ma però. ecco, diciamo, sono i 15 piattelli o cosa contavi di fare? Perché ovviamente adesso a quanti record sei, Raniero? Adesso 13 record. 13, Però. ma quest'anno, questi guarda, io vorrei arrivare davvero a chiudere la carriera nei prossimi 7, 8, 10 anni con 30 record. Quindi in questi 2 anni avrei dovuto veramente fare qualcosa di impressionante. Certo. Il 15 forse arriverà presto, non lo so, cioè ci sono tante, sai, sono nella I piena 15 piattelli formatrice. in volo, diciamo, no? Sì, penso lo farò quest'anno forse, magari, non so, vediamo. Vediamo. All'ultimo ero presente, quindi diciamo è sempre piacevole ed è Sì. stato molto, molto interessante. Bella Senti, tu emozione questa, mi ricordo. sei molto meticoloso nella preparazione, questo che ci stai dicendo non è che la conferma. Dal punto di vista, per esempio, fisico, abbiamo visto mentalmente stai facendo delle attività, dal punto di vista fisico cosa fai? Dal punto di vista fisico c'è sempre una persona che mi segue, che mi fa fare tutti gli esercizi, sia la mattina, mattina a corpo libero e il pomeriggio, scusa, e il pomeriggio invece proprio con il fucile. Ho un campo da tennis che è stato, abbiamo tolto la rete, è come un campo da tiro ormai, il campo da tennis, solo che non posso sparare chiaramente, Certo. ma faccio tutte le simulazioni di tiro. Proprio lì, in questo campo, montando il campo, col fucile Certo. faccio il Maradona che ha visto il palleggio con il fucile, faccio un po' di cose e mi tengo un po' allenato e faccio alcuni esercizi specifici proprio per ad esempio, vedi, questa piccola pistolina che è una pistola del compressore, no? Questa è Sì. utilissima perché sto tutti i giorni a fare così, capito? Certo. Per mantenere il grilletto, le dita, come fosse un grilletto del mio SX4.
Interessante. Piccoli accorgimenti che comunque sono utili. Certo. E senti, quindi, diciamo, dall'alto della tua meticolosità nella preparazione, cosa consigli, per esempio, ai cacciatori o ai tiratori che ti seguono, direi, comunque quotidianamente, no? Ah, guarda, ai cacciatori, anche ai tiratori, ho visto qualche video che è anche carino, che mi ha fatto anche ridere, di qualche scena di caccia in casa, no? Sì, simulata, cose. Sì. Simulata, vabbè, tutto questo va bene, ci sta, però qualcosa di più davvero di utile è prendere il fucile e puntare magari togliendo la canna in casa, rimanendo fermo così per un minuto, il giorno dopo 2 minuti, 3 minuti, arrivare a un tempo massimo. E questo aiuta tantissimo. Certo. A sviluppare tutte, a tenere allenate tutte le parti del corpo, no? Oppure fare delle torsioni con il fucile. Ecco, per simulare lo swing e per allenare, sì, diciamo, i muscoli che sono coinvolti dal movimento tecnico, certo. Sì, lo sto facendo fare ai ragazzi dell'Accademia e sono partiti con 30 secondi, allora, un mese fa, adesso fanno 4 minuti con il fucile immobile, un punto, è tantissimo. Interessante, ma questo è un consiglio che possiamo dare ai nostri lettori che ci stanno seguendo e che si preparano evidentemente alla stagione che speriamo non venga toccata da questo grande problema. Come lo vivete voi lì la questione pandemia coronavirus? Ma è drammatica, ormai certo, non siamo come su, al nord. Come qui a Milano, per esempio, o a Bergamo, o a Brescia. Sì. Vabbè, chiaramente qui siamo stati graziati, però la situazione è comunque critica. Critica, certo. Si ha paura di fare tutto, chiaro. La preoccupazione delle aziende. C'è tanta ne usciamo, ne poi usciamo io. Al più presto, Raniero. Allora, siamo italiani. Esatto, pollice alto, eh? Grazie sempre, tante sempre, e sempre. Ci sentiamo presto. Grazie a te. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao.